Cosa si prova a diventare cittadini palermitani? È qualcosa che mi scuote profondamente, mi commuove, mi sorprende. Evidentemente questo è dovuto alla amicizia, al calore, all'affetto di molte persone qui, palermitane e siciliane, soprattutto del mondo della scuola, dell'università e degli studi danteschi che qui in Sicilia sono fervidi e riproposti continuamente nelle scuole. Il fatto che io venga qui, partecipi alle iniziative di questo mondo siciliano, evidentemente qualcuno ha colto il calore, l'affetto, il rispetto che ho per questa città e per questa cultura siciliana e ha pensato di ricambiare con questo dono della cittadinanza palermitana. Possiamo dire che nonostante tutto, anche ai giorni nostri, la cultura premia sempre. Ma sempre, perché è tutt'uno con la specie umana. Con il linguaggio la specie umana ha creato cultura per vivere, per attraversare il mare dell'esistenza, mare oltre che il male dell'esistenza, come per esempio poco fa nella conversazione del professor De Martino è stato detto illustrando il concetto del mare in Dante. Se dovessimo dare un consiglio ai giovanissimi che intraprendono un percorso di studi, come affrontarlo? Con che spirito affrontarlo? Con lo spirito della gioventù che deve scoprire tutto servendosi di quello che gli altri hanno già detto, non rifiutare le indicazioni, i dati che le generazioni precedenti hanno accumulato, servirsene e poi con la loro fantasia, soprattutto attraverso il contatto con la poesia che ci resta dentro e che tratta dell'esistenza, non di cose astratte, lontane, inconsistenti. La poesia tratta del nostro intimo essere e la scuola deve educare a sentire e capire per tutto il resto della vita la poesia. Palermo continua ad essere capitale della cultura. Un punto di riferimento per la cultura, un apprezzamento alla settimana di studi danteschi che ci invita ogni anno non a leggere Dante Alighieri, a rileggere Dante Alighieri. E il conferimento alla cittadinanza onoraria di Palermo al professor Sabatini è la conferma di una credibilità, attrattività del mondo scolastico, universitario, palermitano nel panorama nazionale e internazionale. Ancora una conferma. La città profondamente cambiata.